oggi siamo sicuramente aiutati dalle nuove tecnologie, soprattutto ecco, lampade a lunghezza d'onda variabile, reattivi che permettono di identificare minime tracce biologiche di impronte o di fibre, vernici, ecco, tutte le tracce di cui parliamo nel nostro testo. Oltre a questo c'è bisogno di passione, c'è bisogno di intuito, c'è bisogno di una organizzazione che curi ogni dettaglio, per cui una scena del crimine, anche la più semplice, deve essere suddivisa in microsettori in modo tale da permettere di poter concentrare l'attenzione su questi piccoli spazi. E ci sono sia dei protocolli internazionali per la gestione della scena del crimine, sia delle norme procedurali da seguire del nostro codice procedura penale. E il libro che avete scritto, appunto Cacciatori di Tracce, è stato un libro pensato per in qualche modo spiegare semplicemente quello che è il vostro lavoro, anche per avvicinare un pubblico giovanile a questo tipo di mestiere, visto anche il gioco interattivo che è stato creato? Sì, diciamo l'uno e l'altro, volevamo parlare di scienze forensi in termini assolutamente comprensibili a tutti, è stata una bellissima collaborazione con Antonio Nicaso in questo senso. In termini realistici, insomma, in un mondo in cui ci sono moltissimi programmi televisivi in cui ci si occupa anche a sproposito di prova scientifica, ci sono anche altri serial televisivi dove le esigenze di spettacolarizzazione non rendono la realtà dei casi giudiziari, abbiamo pensato di parlare in maniera concreta, in maniera semplice, riportando molti correlazioni con casi giudiziari reali di scienze forensi. Inoltre c'è questo collegamento con il gioco interattivo multimediale che guarda sicuramente al mondo dei ragazzi e permette, insomma, a chiunque di entrare in una scena del crimine, di cercare le sue tracce, di farle analizzare e di andare avanti nella storia, di seguire la propria indagine.